Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to an episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che ci siamo fatti nella dormita, perché furbamente Cole si è beccato della melma nera negli occhi e quando girava le valvole non ha pensato di schivare il colpo, girarle dall'altra parte, qualsiasi altro metodo per non beccarsela dritta negli occhi, ma ehi! Allora, prima di avanzare con la missione principale, la missione di oggi è la roba buona. Cole, cosa ci devi dire? Sai cosa mi manca? Sembro Zeke, sai cosa mi manca? Una bella fetta di pizza, no. Sai cosa mi manca? Mi manca avere il... quella specie di spada bastone che aveva Cole in Infamous 2. Cioè, so che effettivamente mi può mancare una cosa che non è ancora arrivata. Nella mia mente però sono già avanti, cioè, già... aspetta. Preso in testa, ora è libero quel civile. Preso in testa. Allora, la missione di oggi so qual è. È questa qui del treno, vero? Allora, prima di tutto, puff, colpiti in pieno. Tu, bloccato. Voi, morti elettrificati, esplosi. Oh, ma guarda un po', un'altra missione con un pacchetto. Vabbè, sono missioni secondarie che ci sbloccano potenziamenti, quindi... che succede? Ok. Grazie, allora, per l'informazione. Dobbiamo trovare la statua, questa qua che gira, e andare sopra. Peccato che sia pieno di mietitori questa zona, però... non ci fermiamo, vero? Dai, provateci a colpirmi. Oh, e finalmente... cool! Ma è passato attraverso il muro! Ha attraversato l'iperspazio! Allora, siamo entrati dentro questa porta. Perché ci hanno colpito con un proiettile. Ma allora, com'è possibile che mentre registro succedono tutte queste cose? Non mi erano mai successe! È incredibile! È incredibile tutto ciò. Oh, aspetta, frammento dell'esplosione. Ecco qua, grazie. Aspetta, lì ce n'è un altro, lì ce n'è un altro ancora. Il pacco deve essere probabilmente lì. Eccolo qua, infatti. Era proprio la cosa che luccicava. Ce ne mancano solo 4 di frammenti ora. E anche questa zona ripulita dai nemici. Sai, stavo guardando quei poster di te che la gente sta attaccando in giro. Secondo me dovremmo inaugurare una linea. Dovremmo usarli per tirare su un po' di verdoni. Eh certo. Pensaci. Ah, Zeke, tu e le tue idee del cazzo. E già che ci siamo, ecco, raccogliamo anche questo. Altro frammento dell'esplosione, ce ne mancano solo 2. Mentre mi mancano altre 5 missioni secondarie per sbloccare il sovraccarico esplosivo. Ad esempio, lì c'è un altro frammento. Beccatevi questo. Perfetto. E poi questo. Porca troia. Troppa gente, troppa gente. Aiuto. Dio mio. Non mi aspettavo che sarebbero arrivati in 200. Dio mio. Troppi. Troppi. Ecco qua. Un bel giro di scarica elettrica. Tutto per voi. Non so perché si è esploso. Non era mica il dinamitardo questo. Però a me va bene così. Alla fine ho vinto io. Devo fare al più presto altre missioni secondarie per liberare ancora un po' di più la città. E mi manca solo un altro frammento esplosivo, che è là. E eccoci qua. Altra sfera di energia sbloccata. Comunque, altri nemici in vista.
Perfetto. Ne arriverà altri di nascosto? Speriamo di no. Se no, sono guai. Ecco fatto. Maledizione a voi. Almeno ci guadagno qualcosa a immobilizzarvi. Almeno quello, perché sennò veramente vi trenerei solo per ricaricarmi l'energia, davvero. Ecco qua. E dobbiamo ritornare nelle fogne. Ah, quindi non è la missione del treno ancora. Io pensavo fossimo Moya, già quello. Sono giù nelle fogne. A breve dovrei ripristinare la corrente. Ricevuto. Ecco qua. Che poi, effettivamente, a parte ottenere già nuovi poteri, ripristinare la corrente è otteniamo quella che ci fa andare veloci. Speravo di ottenere il glide, ma vabbè, meglio di nulla, no? Esatto. Wow. Eh già, è molto utile come potenziamento. Puoi scivolare anche sui binari del treno. Lo so. Grazie. Ehi. Hai visto quel tizio in TV? Pensavo fosse uno a posto. Chi? Ma non fa che criticarti. Ah, lo stronzo. Credimi, mi piacerebbe, ma non so dove trovarlo. Probabilmente si è rintanato nella vecchia stazione TV del quartiere storico. Se lo trovi, dagli. Ah, ma ancora vivo, sei? Fagli capire che deve tenere a freno la lingua. Vai e menalo, Cole. Non vedo. Eccoli là. Madonna mia. Quando finite in acqua siete veramente degli schifosi che muoiono sotto i miei colpi elettrici. Ah, spero di dargli un calcio in faccia. C'è qualcuno qui? Sì, è là in fondo probabilmente, però. Sali! Sbrigati! Dannazione! Non si è aggrappato da nessuna parte. Non vedo. È un problema. Ok, no, non c'è nessuno in acqua. Tu sì, però. Tu sì, ti ho visto dalla mappa. Perfetto. Ok. E ok. Quando finite in acqua siete le mie puttanelle. Appena finite in acqua siete nel territorio più sbagliato per voi. Ecco qua. Allora, dammi un secondo, vorrei vedere i potenziamenti. 1800. A parte che ancora io devo capire com'è il calcolo dei punti esperienza di questo gioco. Però la granata, ecco, aumentiamola di danno, perché veramente non fa nulla. Non fa veramente nulla. Salto tonante, la mischia. No, meglio di no per adesso. L'elettrodrenaggio ci assorbe più velocemente. Automaticamente l'energia usando il grande dei cavi. Ok. Questo potere, livello infame o eroe. Non ce lo fa ancora vedere, va bene. Appena otteniamo 1004 lo sblocchiamo, perché alcune missioni effettivamente richiedono l'utilizzo del grind, e quindi potrebbe essere comodo riuscirci a curare mentre grindiamo. Ah, ok, pensavo ci fosse ancora qualcuno e invece è morto. Allora, attento, attento. Eccoci qua, a posto. Colpiti in pieno. Mi dispiace per voi. Preso. Curati. Ecco fatto, dovremmo. Sai cosa? Aspetta. Non mi avvicino neanche. Metti che appariva un nemico. L'abbiamo già risolta dalla distanza. E con questo, anche questo quartiere è stato riportato alla luce. Ma siccome mi sembra che sia durata un filino troppo poco, io direi di puntare a un'altra missione. La roba buona, il tuo karma è mutato. Ma che novità. Ben fatto.
fatto, Cole. Grazie. Appena pronto, dovresti indagare su un paio di faccende. Tipo? Una potrebbe condurci a John. Ottimo. Non è la missione principale arrivare a John, effettivamente, no? Eccoci qua, finalmente. Oh, dall'altro lato, Cole. Madonna mia, che bello poter viaggiare con questa velocità, finalmente. Vediamo qual è questa missione, allora. Il salvataggio. Lo sapevo che era questa. Lo sapevo. Gli abitanti del Neon sotto controllo. Inoltre, c'è una possibilità che ci sia anche John. Certo, come no? Liberi? No, sei nel cuore del territorio dei mietitori. Ucciderebbero chiunque tentasse di scappare. Sposta il treno in un luogo più sicuro. Va bene. Come dovrei farlo? Spingendo? C'è una terza rotaia vivente. Tocca la carrozza di testa e dovrebbe muoversi. Ah beh, certo. Con che scienza me lo stai spiegando? Comunque, beccati questo. Che soddisfazione. Che soddisfazione. Lo sapevo che eravamo arrivati alla missione del treno, io. Lo sapevo. Allora, aspetta un secondo. Via ste macchine. Aia, non era così che doveva succedere, comunque. Perfetto. E ora, avanti tutta. Ciuf ciuf. Che bella questa missioncina. La macchina è ancora lì, comunque, vorrei ricordarlo. Il treno si sta fermando. I mietitori hanno staccato l'alimentatore a basso voltaggio installato sotto i binari. Per ripartire, ricaricalo finché non diventa completamente verde. Ok, vado. Fatto. È stato facile. Vabbè, aspetta, già che siamo qui. Beccati questo. A quanto siamo di punti esperienza? So che li abbiamo appena usati, però. Ok, per il momento li teniamo da parte. Non abbiamo nulla di utile. Vai, trenino. È il momento di avanzare. Anche se, effettivamente, l'abilità dell'onda d'urto poteva essere utile a modo suo. Perfetto, preso in pieno. Puff, esploso. Dove sei? Ah, ok, ma è ancora vivo, sei. Aspetta, aspetta, aspetta. Preso in pieno. Ancora. Che cavolo. Oh, finalmente. Ma era morto questo, scusami, era steso a terra, l'ho visto. Ok, dovremmo essere a posto, giusto? Aspetta, già che siamo qui. Vediamo se riesco a prenderlo. Ricarica l'alimentatore, Cole. Non c'è molto tempo. Lo so. Madonna mia, quanto sei antipatica, Moira. Madonna mia. Uno non può neanche fare le robe sue che subito. Un altro andato. Che poi, scusami, ma va bene tutto. Ma se i mietitori hanno armi, munizioni, tutto quello che vuoi, anche poteri, scusami, non facevano prima che invece che rapire il treno far saltare direttamente il ponte coi binari? La butto lì, eh. Cioè, se volevano fare casino, facevano prima fare così. Preso in testa, ti ci sta troppo bene, cretino. Madonna mia, che colpo. Sai che in realtà, volendo essere mezzo pignolo, in questo momento la gente è più al sicuro nel treno che al di fuori di esso. Ci sono comunque un bel quantitativo di lastre d'acciaio tra loro i proiettili, quelli dentro il treno, intendo. Oh, ecco fatto. Trovato. È stato facile, dai. Allora, aspetta che risaliamo.
Che poi evitare il lanciarazzi è anche un filo più semplice che evitare i proiettili, perché il lanciarazzi bene o male è più o meno lento, e quando sta per spararti lo vedi, quindi di conseguenza gli fai così e lo... Che è successo? Non vedo. Ho bisogno di ricaricarmi. Ok. Ecco qua. Ecco fatto. Ma porca di quella miseria. Allora, vi spiego cosa è successo, si è capito da solo. È arrivato il conduit all'improvviso, mi ha destabilizzato perché mi ha attaccato e non lo vedevo. Quindi di conseguenza l'idea migliore ora è... Che è successo? Liberarsi di sti stronzi sul tetto un attimo. Perfetto. Muori. E il conduit che fine ha fatto? Non lo so, ma credo che ci siamo comunque liberati di un problema al momento. Facciamo un problema alla volta. Tanto adesso dovrebbe... Ah, già siamo arrivati? Puff! Ma vai via! Porca puttana! Non me l'aspettavo due in una zona sola, io, sincero. Muori. Ecco, fatto. Ho bisogno di curarmi. Signora, sta bene? Ci penso io a lei. Ecco lì il trasformatore. A posto. E ora avanziamo col trenino, ciuf ciuf. Dovremmo quasi esserci comunque. Dovremmo essere alla meta finale. Avviserò tutti che stai arrivando con il treno e verranno in stazione ad aspettarti. Non deluderli. Ci siamo. Perfetto. Ok. Perfetto. Per fortuna che quando sei scarico comunque ti permettono lo stesso di sparare. Io in questo momento non ho più energia. Mi serve, esatto. Vieni qua. Perfetto. Evitato. E addio al conduit. Dove sei? Ecco qua, oh. Quanto è soddisfacente a volte riuscire ad ucciderli in modo facile i nemici. Ecco qua. Comunque, io non sono elettricista, ma non sono sicuro che sparare delle scariche elettriche così potrebbe aiutare un generatore a riprendersi. Cioè, penso che dovresti buttargliele da dentro l'elettricità. Ma ripeto, non sono elettricista. Colpito alla testa in pieno. Sei quasi in stazione. Sì, sono quasi in stazione. E è andato tutto secondo i nostri piani. La folla fu sorpresa di vedere il terrorista arrivare a liberare i loro cari. Ipocriti. Il giorno prima volevano la mia testa. Ora invece ero uno della famiglia. Ma, a dire la verità, mi è piaciuto anche se per poco. Ovviamente. Sono trattato da eroe. Era bello. Cercai John tra le persone che lasciavano la stazione. Ma non lo vedevo. Ma non riuscii a vederlo. Beh dai, le tue azioni ti hanno reso più eroico. 500 punti esperienza.
e abbiamo ottenuto un trofeo e il treno è ripartito a grandissima velocità, tra l'altro. Mi sembra che stia andando un filo troppo veloce. Ulla! È arrivato un altro treno. In ogni caso, quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!